Fermi, 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 lo so a cosa state pensando, il solito titolo clickbait, e invece no. Questo sono io alla guida della GTR, queste sono le mura di Lucca. E per il fuoristrada, beh, quello ve lo lascio a fine video, prima fatemi raccontare di questa fantastica esperienza su questa fantastica auto da sogno. Cinquecentottantacinque cavalli, spesso basta un numero per impressionare, in questo caso il numero del V8 biturbo, ma a me i numeri non sono mai piaciuti particolarmente, preferisco le sensazioni. E in tema di sensazioni questa GTR, vi assicuro, sa davvero emozionare. Insomma, sa come prenderti e sa come convincerti a dire al tuo compagno di avventura Mirko Scarchilli di Mercedes: no, io il posto del pilota non te lo lascio più, da questa GTR non ci scendo. Quindi lasciamo da parte i numeri e vediamo subito uno dei protagonisti di questa AMG GTR, il cambio doppia frizione automatico. Perché lui? Perché è in grado, insieme alla gestione elettronica di questa AMG GTR, di cambiare volto a una super sportiva. Con il setup comfort infatti è impressionante come l'auto sia gestibile anche in città, non ci credete? Mi sono fatto i centri di Roma e Siena alle mura di Lucca e la GTR si faceva condurre al trotto con la facilità di un'utilitaria, gestendo le cambiate senza farmele percepire. Davvero impressionante se consideriamo cosa può fare quando fai così. Sport Plus, l'altra faccia della medaglia, se lasciamo fuori la modalità race, troppo estrema per la strada, cambia tutto. Il doppia frizione si predispone per farci sfruttare tutta la potenza, lo scarico si apre e da un sound tutto sommato più che civile in comfort si passa al ruggito di una belva, cupo e corposo, con scoppietti in rilascio talmente goduriosi da farvi dimenticare che alla radio c'è la vostra canzone preferita. E poi l'acceleratore, pronto al capriccio del piede più sensibile, lo sterzo diretto istantaneo che risponde ad un telaio fantastico con una distribuzione 53-47 e logica tutto o quasi dentro al passo. Proprio questo setup, questo bilanciamento che permette di avere reazioni immediate che diventano quasi nervose al limite quando esageri, magari durante un passaggio alla mille miglia per accontentare un bambino che ti chiede dai dai di gas. Noti subito che la GTR reagisce brusca, stai per intervenire con il piede ma arriva lei, l'elettronica salvavita che ti riporta dritto in traiettoria in un battito di cuore. E badate bene che non è da tutte le super sportive riuscire a far capire cosa succede a livello della strada e avere un'elettronica dall'intervento immediato. Sono due caratteristiche che solitamente sono antitetiche. Infatti, nella maggior parte dei casi, in molti casi, cosa succede? L'elettronica interviene e poi voi dovete ricostruire a posteriori, come se foste dei piccoli detective,
in cosa è intervenuta, cosa avete sbagliato, eccetera, eccetera, eccetera. Qua invece sentite tutto e in quell'istante, quando il tempo si ferma, come in quei film dove il protagonista rivive una scena a rallentatore, voi capite cosa avete sbagliato, ma a quel punto l'elettronica è già intervenuta. Tutto questo significa che poi, quando metti la GTR in race, se sei bravo, puoi davvero farci di tutto a patto di capirla e trattarla da regina della giungla verde, quell'inferno chiamato Nürburgring che le ha dato i natali. In più, il posteriore sterzante completa il quadro, aiutandoci nelle manovre a bassa velocità, ma anche ad alta velocità. In città il posteriore controsterza rispetto all'anteriore, in questo modo abbiamo un'agilità estrema per l'auto, per le misure e per il motore che ci dà a disposizione. Quando invece usciamo dalla città, le ruote posteriori girano solidali con quelle anteriori, in questo caso accade una magia. Da un passo che sembra più corto di quello che è, quindi aiutandoci nell'agilità, soprattutto nel misto stretto ma anche nelle manovre cittadine, si arriva ad un passo che è allungato, un passo maggiorato, un passo che ci è utile nei curvoni ad alta velocità per la stabilità. Insomma, è incredibile come la GTR, grazie a questo sistema di posteriore sterzante, riesca ad avere un passo dinamico, riesca a cambiarlo quasi in tempo reale a seconda della situazione di guida. È come guidare due auto in una. Sospensioni. Un tasto gestisce anche la loro risposta. La GTR è un'auto rigida, inutile negarlo, però resta valido anche qui, seppur in minor parte, lo stesso discorso fatto per motore, sterzo e cambio. In strada la R è capace di non massacrarti anche nei lastroni del centro storico, anche con le buche e i giunti autostradali. Certo, non vi dico che vi fa un massaggio, però è vivibile. Mi son fatto più di 9 ore di guida, forse tra i due giorni si passa 10-11 ore se non di più, e in questo periodo la mia schiena non è uscita massacrata. Tutto sommato i sedili ottimi, avvolgenti, sportivi riescono a garantire il comfort che serve anche per la guida cittadina. Il cambio è fantastico e sembra leggerci nella mente, cambiando proprio quando vogliamo in base al nostro stile di guida e ai comandi impartiti al pedale del gas. E non è una caratteristica scontata, neppure in questo segmento. Difetti, non mi guardate male, ma qualcuno l'ho trovato. Il touchpad e la levetta del cambio sono in posizione troppo arretrata. È un difetto che avevo notato anche sulla Mazda MX-5, solo che sulla Mazda non avevi spazio per andare indietro col gomito, mentre sulla GTR di spazio ce n'è a sufficienza. Questo vuol dire che, arretrando leggermente il braccio, voi comunque potete andare a raggiungere entrambi i comandi. Qui dietro c'è lo scarico che chiamerò Trinità, perché fa il rumore di una celestiale pentola di fagioli ed è talmente nobile da avvicinarlo al divino. Titanio qui, fibra di carbonio tutto intorno. Sentirla? Sì, grazie. Sì, grazie. Davanti poi c'è l'aerodinamica attiva, i pannellini che vedete si aprono e si chiudono automaticamente in base alla velocità. E poi la visibilità, una caratteristica che spesso viene messa in secondo piano quando si parla di auto del genere, ma che in realtà su questa GTR è più che buona, perché vedete tutto il frontale, nonostante un muso massiccio e soprattutto nonostante una larghezza notevole, i tedeschi sono riusciti a fare un ottimo lavoro, perché sono partiti da un'estetica molto particolare, un'estetica di quelle che si fa notare e che soprattutto stacca rispetto alla media delle supercar, tanto che in mezzo alle Ferrari, in mezzo alle altre sportive, in molti hanno apprezzato il design di questa GTR facendo proprio questo stesso commento. E poi c'è la tecnica, la tecnologia, c'è un motore fantastico, un motore che non ha buchi di potenza, non ha buchi di erogazione, ha una coppia veramente mostruosa, e tutto questo, la cosa impressionante, si affianca ad una guidabilità cittadina da quasi utilitaria. Non ci credevo all'inizio. Però c'è tanto altro nel mondo GTR e nel mondo Mercedes. Per questo vi lascio ora alla mia chiacchierata con Mirko Scarchilli, dove parliamo sia di tecnologia, sia di caratteristiche di quest'auto, sia di come Mercedes intende il futuro dell'auto tra guida autonoma, tra elettrificazione, tra tecnologia applicata per ottenere le prestazioni migliori, soprattutto nel mondo AMG. Occhio al gradino qua.
Con questo è tutto, io vi lascio come al solito ai commenti, fatemi sapere magari se avete foto durante il mio passaggio alla Mille Miglia o se mi avete visto, e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa GTR in confronto magari alle altre sportive del segmento. Come al solito trovate in descrizione il link con tutte le informazioni. Luigi Medita per HD Motori. Ciao!